Allora, prima di tutto parliamo del divario di genere, che è una discriminazione. E dalle discriminazioni, le discriminazioni poi portano anche alle violenze. Quindi la donna è penalizzata sia nel mercato del lavoro sia nella vita. E ha difficoltà a conciliare vita lavorativa con vita familiare, per non parlare poi delle molestie che subisce anche sui luoghi di lavoro. Noi a tal proposito stiamo portando avanti un impegno forte e concreto. Giusto nella settimana dell'8 marzo abbiamo inaugurato a Reggio Calabria uno sportello proprio finalizzato ad aiutare le donne anche nella pubblica amministrazione, uno sportello contro il mobbing. Ci sono le ragazze preparate che danno risposte proprio sulle tematiche delle donne. Altri sportelli sono aperti su tutto il territorio calabrese, siamo presenti su Cirò, su Cosenza, siamo su Reggio Calabria, a breve saremo anche presenti su Vibo, su Catanzaro. Cerchiamo proprio di creare le condizioni affinché la donna sia, diciamo, agevolata e sostenuta sia nella vita privata che nel mercato del lavoro. Io ho un sogno. E il mio sogno è che un giorno la donna possa raggiungere quella parità di genere che insegue ormai da sempre, da secoli. E per realizzare questo sogno ci stiamo impegnando per creare le condizioni, e quindi realizzare un sindacato vigile che stia attento alle problematiche femminili e quindi di conseguenza la capacità di affrontarle e risolverle. Quella di oggi è un primo incontro, una prima tappa di un percorso più complesso per formulare una proposta organica e complessiva per valorizzare il ruolo della donna nella società calabrese e nel mondo del lavoro.